Nel giorno del riassetto del nuovo organigramma dell'Aquila Calcio, con la presentazione del presidente Mario Russo, il neo amministratore delegato Goffredo Jukic conferma la notizia circolata già nelle ultime ore, ovvero l'uscita di scena dai quadri dirigenziali di Salvatore Di Giovanni e del direttore sportivo Simone Perotti. Quest'ultimo, promosso di esse dopo le dimissioni di Moreno Sacchetti, aveva salutato il club dopo la finale vinta contro la San Benedettese, per poi vedersi riconfermato dalla società qualche settimana dopo. Ora il matrimonio termina ufficialmente. Indiscrezioni vorrebbero i due verso notaresco, per Di Giovanni si tratterebbe di un ritorno. In maniera molto responsabile hanno scelto di fare un'altra avventura, noi li ringraziamo per entrare, le porte dell'Aquila 1927 sono aperte, questo è il loro stadio, sono nostri fraterni amici, con Salvatore abbiamo vinto un campionato, quindi insomma Salvatore lo porteremo sempre nel cuore come un uomo che qui ha vinto. Russo, ex presidente del Fano e nella passata stagione già main sponsor del sodalizio rossoblù, è apparso visibilmente commosso rivolgendo parole al miele verso tifosi e città. Sono rimasto affascinato quando la prima partita col Matese e tra virgolette vidi una tribuna stracolma e una curva stracolma e immaginavo, ma come si fa a fare meglio? Quando poi invece c'è stato la partita San Benedettese, che cadeva anche, diciamo, un periodo particolare, la piazza abbia dato il meglio di sé, cioè è chiaro, un po' ti tremano i polsi, insomma, no? Ti fai la domanda, sarò all'altezza? Tra un anno ci rivedremo e capiremo se lo sarò stato. La poca esperienza calcistica non è un problema, dice Russo, che conferma come da parte sua ci sarà un contributo economico importante. A disposizione del mercato un budget non inferiore a piazze blasonate che vorranno lottare per vincere il campionato. Top secret per il momento il nome del nuovo direttore sportivo, che dovrà lavorare a stretto contatto col riconfermato allenatore Roberto Cappellacci. Torna in auge il nome di Francesco Micciola, che attende però una chiamata dalla Serie C. In mezzo al campo invece, dopo i rinnovi di Banegas e Del Pinto, adesso le priorità sono gli under. Se non si stabiliscono bene dove mettere gli under e come giocare con gli under, dove individuare degli under che possano tenere botta ed essere pronti per un progetto all'Aquila vincente, non si può fare il passo, per quante ci siano tante trattative che sono pronte alla chiusura, non si può individuare l'over giusto che completi la rosa.